Hey, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Continua la sfida Super 4, oggi ben 3 video, questo è il secondo dei 3. Ed ora affrontiamo il terzo Super 4, Ubaldo. Ubaldo si ripresenta in veste di Super 4 dopo che magari è stato declassato da capo palestra. Ha subito quindi un upgrade. Oh, eccoti qui. Oltre a lavorare in palestra svolgo anche mansioni da Super 4, purtroppo. Quindi lui è impiegato. Capo palestra e Super 4. Ma non ti stanchi mai? Nella mia palestra uso il tipo normale, con cui sento una certa affinità. Ah, ma purtroppo dei piani alti mi è stato aggiunto di lottare con un tipo diverso qui. Per ogni reclamo sei pregato di rivolgerti alla direzione. Eh sì, perché Pamot mo ci prende gli schiaffi. Ok, pronto? Ora basta con le chiacchiere. È arrivato il momento di timbrare cartellino. Pongono l'enfasi su questo simbolo. Magari nel DLC. Stavolta mi cimenterò con il tipo volante. Che comunque Tropius, dici, sai, ho Pomot, ma no. C'è Tropius che è tipo erba. Mi freghi comunque, caro mio. Rimando Croccomela, scusami, C'è il sole, c'è Croccomela che è tipo fuoco. Solo a raggio. E lo spara subito, ovviamente. Fai canzone ardente! Oi oi. Se tentennami in cavolo. Ok. Mi arrabbia. Ok, ci può stare. Due di fila. Bene, due di fila ci può stare, dai. Se poi hai Leggiadro come abilità, non ce l'ha lui, non ce l'ha. Però se ce l'hai è più facile che succeda. Staraptor, rimando Pamot. Ah, però, vedi? Tiene Staraptor, il suo Pokémon Signature. Bello. Faccelo vedere sto uccellaccio. Bello Staraptor. Alla prepotta, no, però. E io faccio scarica allora. Pareva. Ma guarda, si ammazza da solo. Mamma mia! Anche meno. Ma Altaria è drago. Tutti doppi tipi. Alcuni meno utili, tipo Staraptor che è volante normale. Altri più utili, tipo drago volante. Mamma mia. Fortina la lega con i doppi tipi, Per il resto non è che sia difficile da affrontare, però. Ci so fare con i doppi tipi. E dalla drago pulsar. Meno male che me l'ha fatto mo e non dopo. Infatti dovrebbe andare KO. Altaria è debolino, Cioè, se lo alleni bene, sì, però. Oricorio. Oricorio, che tipo però di Oricorio? Con la fortuna che ho me lo manda Elettro. Sicuramente, quello base proprio. Meno che non quello che balla il flamenco. Vediamo un po'. Ho detto io, no, con la fortuna che ho. Grande, grande Cloth. Alla fine Pamot non ha fatto niente, cioè tutti gli altri hanno fatto. Flamigo. E beh, qui cambio allora, Oddio, Pamot è veloce. Vai, è veloce Pamot, vai. Un fulmindente dovrebbe bastare. O scarica. Non lo so. Perché la prepot dovrebbe avere ancora fatto effetto. Vedo una crescita esponenziale nella tua forza. Deduco che dovrai rinunciare alla pasta caffè. Sì. Il caffè attenderà, amico mio. Vai, fulmindenti, vediamo. Vada come vada. Spero che il vento soffia a mio favore.
Senza che mi spettini troppi capelli, però. Idrobreccia? Perché? Scusami, un attacco acqua. Vabbè, revitalizzo comunque Paumot, perché dai, ci vuole. Cioè non posso non fargli prendere punti, dai. Sarebbe una mancanza da parte mia. Non mi aspettavo Zuffa, davvero. Dico davvero, non me l'aspettavo. Basterebbe un attacco rapido ora. Attacco d'ala. Andata. Bene. L'ultimo Super 4 è il professore d'arte. Perché si è presentato l'altra volta nella palestra. Diversi episodi fa, tra l'altro. Potremmo dire che mi ha tarpato le ali, immagino. Puoi ben dirlo. Puoi ben dirlo. Devo ricredermi sul tuo conto. Ora mi spiego perché i piani alti stravedono per te. Dunque, vediamo un po' l'agenda. Giusto, ora affronterai l'ultimo Super 4. Professor Oranzio, si accomodi. Che si sia preso un giorno di ferie? Ma che... mi sa che non ti ha sentito, ba. Professor Oranzio, si accomodi. Auba, devi strillare un po' di più. Quello c'ha le orecchie planate. Oranzio. Dai, Oranzio! Stiamo a fare notte, esci fuori, dai! Che gambe aperte! Ma nessun maschio cammina con quelle gambe aperte. Dai! Ah, mio caro Link, che piacere vederti qui. Ubaldo, Caps ha dovuto chiamarmi di nuovo al posto tuo, vedo. Mi guarda per di... ci ho provato. Non è come pensi. Io veramente non sto pensando niente. Tu c'è Pokémon Folletto, sicuramente. Ma mi ci gioco proprio... lo stipendio? Possiamo dire di sì, dai, mi ci gioco lo stipendio. Posso mannà? Vai. Oranzio, Oranzio Canà. Ero certo che presto o tardi saresti riuscito ad arrivare fin qui. I giovani virgulti, si sa, crescono a velocità inimmaginabili. Ma devo ammettere che questo nostro incontro è avvenuto molto più in fretta del previsto. Il ruolo di un docente è quello di guidare i propri studenti aiutandoli a crescere. Ma ora credo che abbandonerò la mia veste di insegnante. Per indossare i panni di un temibile Super 4, pronto a mostrarti l'entità della sua potenza. Io sono Oranzio, il drago che custodisce l'ultima roccaforte di questa prova pratica. Preparati a provare in prima persona il furioso soffio della lotta! Tu dici sai, maestro d'arte. Folletto, no? Perché... affrontami con tutto ciò che hai e io risponderò tirando fuori il pieno delle mie forze. Oh, la terra? Oh, ok. Quindi si ricarica la Lega Pokémons. Ok, ci può stare. Ok, meno male. Ero pronto a rivivere il dramma. È andato uno. Beh, allora scusami, cambio Pokémon Stragalghe, bello. Non so dove trovare, però... la forma base, non l'ho trovata. Non l'ho neanche vista, e questo è il punto. Ho sfidato tutti, ma non l'ho vista, non so perché. È possibile che nessun allenatore ce l'abbia, la forma base, no? Quanto è bello, però, Stragalghe. Mamma mia. Flapple. Ho cercato la forma base in lungo e in largo
Niente. Applin. Non spona. Non spona neanche per sbaglio. Continua a lottare. No, faccio della cartina. No. Baxcalibur, anche tu ce l'hai Baxcalibur. Ancora un piccolo sforzo e avrai superato la prova. Forza, metticela tutta. Che questa gemma Terra Crystal ti faccia la corona. Mostrati a noi, o più grande fra tutti i draghi. Io sono un idiota. Sono un cretino. Ho usato la Terra e ho fatto un attacco drago. La capacità di sottomettere ogni altra creatura. Questo è il vero potere dei draghi. Perché io ho il tipo drago, il tipo ghiaccio come Terra. Ma vabbè, attacca prima lui comunque. Meglio, mi risparmio la vergogna. Tipo drago. Ci prendo gli schiaffi, mi sa. Scanna draghi. Pomot lo scanna draghi. Accidenti. Drago. Questa è la citazione a Rocky. Drago. Amberia, oh, ce l'ha fatta, gnappolè. Incredibile. Oh. Meraviglia delle meraviglie. Sono commosso. Non piangere, Oranzio. Su, su, non è successo niente. Scusa sta scenata, Link. La ragapoccia ogni tanto gli è PHC. Che ci vuoi fare? Capitemi, Sofia. Non riesco proprio a fermare le lacrime. Bene. Allora fammi cotto dico io, va. La prova pratica dell'esame dei campioni è superata, dai ragazzi. Wow, ma sei forte come l'acciaio. Bravo. I miei complimenti. Complimenti. No, 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 no. Questa è fatta apposta. Questa è fatta apposta. Fratelli è fatta apposta. Per il meme. Questa è fatta per il meme. Non ci posso credere che sia davvero Fratelli. Però va bene, cioè per carità, ci sta, però complimenti fratelli, così si fa. Ma è ancora presto per cantare la vittoria, L'esame mica è finito, ti manca ancora da superare l'ultimissimo ostacolo dell'esame dei campioni. Avevi la porta all'anfonno? Là dietro ci sta la supercapa di tutti i supercapi. È contro di lei che ti tocca lottamo. I super 4 li ha messi insieme lei con le mani sua, pensate quanto spacca. Io non allenatrice del rango campione forte come lei non l'ho vista mai. Però a me mi ha battuta, no? E allora scialla. Aspetta qua che ti metto a posto la squadra. Vedere vince, Ma non mi curare. I tuoi Pokémon mi piacciono un sacco, sai? Vedi di mettercela tutta, fare il tifo per te. Beh, allora tante... Il vero talento! Si vede già nella culla! Oh, ma che è sta cacciara? Ma se quasi ti preferivo quando frignavi. Sono certo che riuscirei a farcela. E non sono il solo qui. Ma ora vai, Link. Allunga le tue piccole manine. Normali. Normali. E afferra infine la vittoria. Io allora vado, Ah, ci sono dei riflettori là. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Nel prossimo... Finalissima contro la super campionessa dei super campioni. Detto questo, vi ricordo che in descrizione trovate tutti quanti i link utili. E più tardi uscirà il video, quindi mi raccomando, magari è già uscito, rimanete sintonizzati sul canale. Ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.